Ecco, in questo momento l'Ucraina in tempo reale ha pareggiato, quest'Italia non riesce a ricostruirsi, perché? Questo calcio così povero, non voglio essere cattivo. No, ma bisogna dare tempo. Diamo tempo. E la risposta è politica questa? No, figurati, io penso che il calcio che ho vissuto io nelle nazionali, poche convocazioni per fare gruppo, ma il calcio è cambiato, quindi bisogna dare tempo a Roberto di conoscere i giocatori, di fare determinate scelte. E poi l'obiettivo nostro è andare agli europei, la Nation League conta relativamente, quindi l'obiettivo sarà quello e non lo sbaglieremo, sono sicuro. Berzot, Pertini, primo cavaliere giocatore, cavaliere della Repubblica, sì. Ecco, quindi tutti gli onori se li presi tutti, Bergo. Massimo, non è importante quello, l'importante è aver fatto parte di una nazionale importante, di grandi uomini, giocatori, allenata bene, insomma, che ha reso felice una nazione, perché vincere quei mondiali dell'82 è un ricordo incredibile. E poi tutto il resto, ma Berzotti era un personaggio unico. Ma che ne pensa di queste città? Ma dovrei vedere meglio, perché l'ho vista solo questa sera un po', la prima volta che c'è stata, vista così non mi sembra male. In tempo reale, abbiamo parlato con l'Ucraina di Bergomi, parliamo della vittoria del Casette Verdini. Partita di Coppa, ma stiamo andando bene in campionato. Siamo complimenti alla squadra, quest'anno... Meglio della nazionale italiana che pareggia. In bocca al lupo per la nazionale, dai.